Dunque, questo sarà il mio ultimo video montato e realizzato in questo modo. È la fine di un'era, me ne rendo conto, cioè l'ho fatto con piacere, ma sto cercando altro. Un nuovo stile. Non posso pensare di svegliarmi la mattina e di chiedermi chi sia Tonio, perché so benissimo chi è Tonio. È questo. Dopo aver quasi rotto il mio mini softbox, vi comunico che alla fine vivo di emozioni. Forti. No, forse è troppo. Insomma, sono caos, sono caotico. Cioè, cosa sono questi video così standard? Cambia, forza, edita quelle clip. Veloce, di più. Ok, basta. Ho mal di pancia. Vomito. Sono uno youtuber di insuccesso. Uno slogan creato per essere divertente, a tratti un po' umile, ma l'ho reso troppo mio. Cioè, lo sono diventato, cazzo. Schiavo della quantità. Se non pubblico, non mi segue nessuno. Se non pubblico, non porto gameplay, non mi caga nessuno. La gente non è felice. Chi ti segue non ti prende seriamente e alla fine, basta. Apro un nuovo canale, non lo so. Forse conviene, sai com'è l'algoritmo, YouTube, quelle cose lì. Ma vorrei semplicemente rilassarmi, sdraiarmi sul letto e giocare un po'. Accendere il Game Boy e tornare indietro nel tempo, giocare a Pokémon. Così, di botto. Forse perché lì avevo la possibilità di salvare e uscire, rincominciare la partita, scegliere dove andare, cosa fare, e se un determinato passaggio non ti convinceva, rincominciavi da capo o dal punto di salvataggio. Avessi checkpoint nella vita, ragazzi, sarebbe una passeggiata, perché adesso non starei facendo questo video. A ogni sconfitta sarebbe semplicissimo. Spengo il Game Boy e rincomincio. Tanto, non potrò perdere per sempre, cazzo. Quindi, come avete notato, questo è un video aggiornamento a tratti motivazionale, un po' per cercare di capire come montare questo video, per cercare di dare forma a quello che è il Tonio 2.0. L'inizio di un qualcosa di figo, grosso, come il mio membro. In un universo parallelo. Ma le dimensioni non contano, ragazzi. Ok, bro, però taglia corto, nel senso stiamo un po' ammorbando. Allora, il messaggio è il seguente. Se voi oggi puntate sul mio canale e rimanete iscritti, non vi perderete una serie di avventure epiche, finite male, finite bene, non lo so, su questo canale, dove porterò esclusivamente le mie passioni. Se invece decidete di non seguirmi più, mi raccomando però, disiscrivetevi, non che aprite il video e lo guardate per un secondo, non serve a niente. Cioè vi perderete soltanto delle avventure epiche, finite bene o finite male, dipende, però ve le perderete, per il momento. Ci si beccherà poi in futuro, ne sono certo. Anche perché certi amori non finiscono mai. Quindi, se mi va di fare un video sulla MotoGP lo faccio, se mi va di fare un video dove vado sulla Luna lo faccio, se mi va di fare un video dove creo oggetti, creo cose o vloggo in generale, lo faccio. Basta che trasmetto la passione che metto nel fare le cose a voi. Ho intitolato questo video Salva ed esci perché ho seriamente pensato di creare un nuovo canale. Volevo resettare il gioco. Ma non ho avuto il coraggio di perdere voi, che anche se siete in 400 a vedermi, siete in 400, cazzo, 400 persone che mi vogliono bene. Quindi da questo momento in poi, anche se non ve ne frega un beneamato cazzo dei manga, vi farò emozionare, rabbrividire, come ho fatto con questo video. Qual è il segreto del successo di questo video? L'ho fatto proprio come volevano le mie emozioni. E anche il timing, cioè probabilmente l'ho pubblicato al momento giusto. L'obiettivo è quindi adesso fare delle proprie passioni un lavoro per non lavorare mai. Perché si vive una volta sola e quando tutto sarà finito, dopo 25 anni di classe regina, devi solo piangere. Ho ragione, vero Vale?